Salve a tutte e a tutti, oggi voglio vedere con voi una penna che magari avrete già visto di sfuggita quando ho fatto qualche prova carta, quindi tra le varie prove carta l'avrete vista messa alla prova per testare le carte che stavo recensendo, però oggi voglio recensire proprio questa penna che non è mia, ce l'ho solo in prestito per l'ho ottenuta qualche mese, magari mentre guardiamo la confezione, l'apriamo, vi parlo un po' di questa penna. È una penna, vedete, è una Montblanc dedicata a John Lennon. È un'edizione speciale, una special edition che la Montblanc ha voluto fare per omaggiare John Lennon. La scatola è abbastanza importante, vedete le dimensioni di questa scatola. Sono davvero grandi, ma molto semplice, molto elegante, soltanto una scatola nera con la scritta Montblanc argentata e l'incisione della firma John Lennon. Intanto iniziamo ad aprirla. Vi dicevo, è una penna non mia, l'ho tenuta per qualche mese perché è di un mio amico avvocato. Sapevo che aveva questa penna. Aveva questa penna, forse l'unica stilografica che ha, gli fu regalata alla laurea, quando si laureò, mi sembra 2012-2013, più o meno giù di lì. Vado ad occhio, è un avvocato e ha avuto il regalo questa penna, che però ha usato soltanto qualche volta, appena gli fu regalata. Sapevo che aveva questa penna, una volta ero allo studio, ero andato a trovarlo al suo studio e vedete il cofanetto sempre nero, molto elegante, sempre Montblanc e la firma di John Lennon, che si apre con questo lembo calapitato. Ecco, vedete all'interno tutto in velluto nero, molto molto elegante. Quindi stavo dicendo, andai a trovarlo e gli dissi di farmi vedere questa penna che sapevo che gli era stata regalata. Lui aprì un cassetto della scrivania e si sentirono delle penne rotolare all'interno di questo cassetto e tirò fuori la Montblanc. E io già in quel momento mi, non dico arrabbiai un po', perché la penna è sua, può farne quello che vuole, però ci rimasi un po' male perché una penna così importante e così preziosa, secondo me, non va tenuta in un cassetto insieme ad altre penne che può graffiarsi e rovinarsi, ma va tenuta in modo custodito. Non dico di tenerla sempre all'interno della scatola, ma nemmeno insieme ad altre penne che possono graffiarla. Me la fece vedere, era scarica perché non la stavo usando da un po' di tempo e la rimise a posto. Dopo qualche settimana gli dissi, mi offrii volontario di pulirla perché sapevo che non era mai stata lavata, quindi mi feci dare la penna, lui me la prestò e gli dissi: te la lavo, la uso, la rilavo e poi te la metto nella custodia e non la tocchi più fin quando non dovrai usarla. Glielo dissi in modo scherzoso, ma sono sicuro che se gli resti, quando in questi giorni gli restituirò la penna, lui la metterà in un armadio e lì resterà, penso, per molti anni, visto che non utilizza penne stilografiche. Lavai la penna e non vi dico che quanto inchiostro uscì da questa penna, perché erano anni che non veniva lavata, anzi mai stata lavata, ed era stata caricata anche con inchiostri di diverso colore, perché non era né nero né blu né altri colori, si erano miscelati tutti questi inchiostri all'interno dell'alimentatore, e quindi non vi dico quello che è uscito fuori, ma basta parlare, era giusto un aneddoto che volevo dirvi. Cosa troviamo all'interno di questa enorme scatola? Troviamo un omaggio a John Lennon, un Montblanc John Lennon, un opuscolo dove si parla un po' sia di John Lennon che della Montblanc, e c'è disponibile
in varie lingue, tra cui l'italiano. Quindi Montblanc John Lennon Special Edition. E inoltre troviamo anche un disco di John Lennon, sempre marchiato Montblanc. Questa è una special edition del 2010. Adesso vi faccio vedere la penna. Vedete, è davvero una gran bella penna. Questa clip ricorda il manico di una chitarra, vedete? Molto bella. E dicevo, questa è una special edition che fa parte della collezione Montblanc Donation, cioè la Montblanc per ogni penna venduta di queste serie, di questa serie, sono varie penne che fanno parte di questa serie, dona una parte del ricavato a progetti che a favore dei giovani musicisti, e più nello specifico dona 10 euro per ogni penna sfera o roller acquistata e 20 euro per ogni penna stilografica. La penna ha un corpo in resina, vedete, non è liscia, non so se si riesce a vedere nell'inquadratura, ma ha tante è zigrinata, vedete, qui si dovrebbe vedere. Sì, è zigrinata, e queste incisioni ricordano i solchi dei vinili. La clip invece, tutti gli altri particolari, come il fondello, questo, vedete, questo sulla chiusura, non so se si riesce a vedere, tutti questi particolari sono rifiniti in platino, e il pennino invece è in oro bianco 18 carati, ma questo lo vedremo tra poco. Vi dicevo, tutte queste scanalature ricordano un po' i vinili, ci fanno ricordare al tocco, al tatto, un vinile. La penna è una penna a pistone, con carica a pistone, che viene azionato tramite il fondello. Il cappuccio è a vite, e il pennino, come vi dicevo, è un pennino in oro 18 carati con la classica incisione 1810, però sempre sul pennino ci sta, vedete, il simbolo della pace in onore di John Lennon, e l'incisione 2010, non so se si riesce a vedere, sì, dovrebbe vedersi, 2010, 18 carati è scritto molto in piccolo da questa parte, non so se ci sta anche la gradazione, non riesco a vedere, avvicino un po'. No, non riesco a trovare la gradazione incisa sul pennino, ma dovrebbe essere un pennino M. L'alimentatore è in plastica, poteva essere in ebanite, visto che si tratta di una penna abbastanza, no, abbastanza, molto importante, però la scelta di Montblanc è stata quella di utilizzare un alimentatore in plastica. Vi dicevo, vedete, sul cappuccio ci sta la classica stella della Montblanc. Vedete, io quando vado a serrare il cappuccio, combacerà sempre la parte metallica del cappuccio con la parte metallica del fusto. Comunque inserisco la penna al cappuccio, quando sarà serrato, vedete, ci sarà sempre questa perfetta combinazione tra i due elementi. Questo è davvero
molto piacevole da vedere, perché sarebbe stato brutto vedere cappuccio e penna con serrati, ma con magari una coincidenza dei due segmenti che non riusciva bene, e perciò gli restava così, o peggio ancora così. No, forse era meglio così, almeno non li vedevi, ma se non combaciavano perfettamente sarebbe stato molto brutto. Bene, abbiamo parlato abbastanza di questa penna, ma andiamo quindi a fare una prova scrittura. Prendiamo il nostro solito quaderno per la prova scrittura. Andiamo avvicino un po' la camera, andiamo a provare questo pennino in oro 18 carati, oro bianco della Montblanc. Allora, pennino medio, scrive, vediamo se ha una variazione di tratto. Sì, ha un po' di elasticità, quindi vedete, se faccio una leggera pressione si ha una variazione di tratto, ma andiamo a vedere la continuità di flusso. Ed è perfetta la continuità di flusso di questa penna. Quello che non mi piace è il pennino, o meglio la gradazione del pennino, che è un medio. Voi sapete che utilizzo quasi esclusivamente extra fine, massimo pennini fine, però al mio amico avvocato hanno regalato questo pennino medio e suo, quindi va bene così. Io, se avessi dovuto comprare questa penna, avrei scelto una gradazione diversa del pennino. Scrive bene, non c'ha sbavature, vedete, la continuità di flusso è perfetta. Ma stiamo parlando inoltre di una Montblanc, un pennino in oro, uno degli strumenti di scrittura più raffinati che sono presenti sul mercato, quindi non ci potevamo aspettare diversamente, o meglio, se fosse successo qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto, c'erano dei problemi, ma una penna di questo calibro deve scrivere bene, deve scrivere sempre. Come vedete, c'è anche una leggera variazione di tratto, quindi se premo un po' sul pennino, non è un pennino elastico, ma se premo leggermente, non molto, c'è anche una leggera variazione di tratto. L'inchiostro ha spiumato nei tratti più spessi, però come abbiamo visto questo inchiostro anche nelle prove di scrittura molte volte spiuma. Non ho capito se è la carta, se è l'inchiostro o quello che è. Io vi ringrazio per aver guardato il video, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ora vado a lavare nuovamente la penna, la impacchetto di nuovo e la restituisco al mio amico avvocato, quindi non preoccupatevi. Me l'ha data in prestito e gli sarà restituita, non la terrò per sempre io, anche se forse l'ho tenuta più del dovuto, ma è un carissimo amico, non ci sono problemi con lui. Io vi ringrazio di nuovo e vi do appuntamento nelle prossime settimane per nuovi video. Grazie e a presto.